Buongiorno ragazzi e bentornati ad un altro video. È il 21 ottobre, ho deciso da oggi di iniziare 3 settimane di mini cut, quindi farò un lieve periodo di deficit calorico. Oggi ho pensato, dato che è il primo episodio, di misurarmi, quindi faremo insieme le circonferenze, poi andiamo ad allenarci, abbiamo un bellissimo allenamento full body e poi vi mostro anche la mia alimentazione. Spero vi piaccia questo video e mi raccomando lasciateci un like se è così e iniziamo. Amorino, so che stai studiando. Mi aiuti a fare le circonferenze? Sì. La nostra studiosa. Ok, usiamo questo metro. Vi consiglio di trovare un metro regolabili. Vediamo se le riesce a fare. Un po' più di 40. Ok, allora grazie alla mia bellissima assistente Ele abbiamo acquired le misurazioni. Ve ne dico un po' e ve le lascio tutte qua sullo schermo, così che potete vedere realmente quanto sono piccolo. Bicipiti 40 cm, petto 108 cm. Ovviamente se le prendete anche voi dovete assicurarvi, diciamo, che o ve le prende sempre la stessa persona, che le prendete sempre negli stessi punti, sempre nelle stesse condizioni. Io oggi ancora non ho mangiato niente. Anche con i miei clienti è una cosa che noi utilizziamo ogni 4-5 settimane, ogni fine mesociclo, per vedere le differenze rispetto a inizio mesociclo. Poi avambraccio 29 cm, che è un po' meno di quello che mi aspettavo. Polso e caviglie 18.5-21.5. Ho una struttura piccola, ahimè, e di conseguenza il mio potenziale è un pochino minore. Quella, diciamo, se uno è alto e ha un frame grande, quindi ha le ossa grosse, è vero che ci mette più tempo per riempirlo, però il potenziale è anche più grande, no? Pensatela come se fosse un armadio. Più è grande l'armadio, più potete metterci dentro dei vestiti, quindi pensate a questo. Anche waist e hip, quindi praticamente anca e vita, la misurazione più alta era 82 cm e invece quella appena sopra la vita, al punto più basso appena sopra l'ombelico, era 76.5 cm. Quindi questo è un ottimo punto di partenza. Vediamo nelle prossime settimane, idealmente proviamo a lasciare invariate o anche aumentare le misurazioni che a noi ci piacciono, a noi ci interessano, quindi bicipiti e petto, mentre dobbiamo vedere soprattutto la vita che scende. Vedremo insieme. E quindi l'unica cosa che ci manca è il peso. Purtroppo non abbiamo una bilancia qua in questa casa, però prima di partire mi ero pesato e stavo di mattina intorno ai 73 chili e stimo intorno al 14-15% di body fat. Nelle prossime 3 settimane io spero di perdere un 2 kg, diciamo, di massa grassa, quindi se includiamo anche che quando perdiamo peso non è solamente massa grassa ma anche acqua, diciamo un 3-3.5 kg di peso corporeo totale. E quindi alla fine di queste 3 settimane dovremmo avere, se facciamo tutti i calcoli correttamente, se io perdo quei 3 kg totali di peso corporeo, di cui 2 sono di massa grassa, dovrei stare intorno al 12.5% di body fat, intorno ai 70 kg. Ma ora è giunta l'ora di fare il primo passo della giornata. It's snack time. Mi prendo una di queste barrette proteiche gusto cookie dough che sono una bomba. Poi mi faccio su mezzo bolero questo al gusto multivitaminico, che è abbastanza interessante. Ci aggiungo anche un pochino di limone per rendere un po' più acido. Poi mi faccio un mandarino, un kiwi e ci mettiamo anche a preparare del caffè. E ok, eccoci allo snack. Barretta proteica, kiwi, mandarino come vi ho detto, un caffè, ci ho aggiunto un pochino di latte e 2 goccetti dolce piccante.
E qua ci abbiamo il nostro bolero. È l'acqua che finisce e io e Ele letteralmente usiamo così tanta acqua, così tanta plastica, solo che l'acqua del rubinetto qua non è così buona. E quindi per ora stiamo comprando le bottiglie. Magari dobbiamo iniziare a comprare le bottiglie dei 5 litri direttamente, che così salviamo e salvaguardiamo un pochino il pianeta. Comunque questo è il pasto. Me lo godo e poi ci vediamo più tardi. Ok, allora mentre mi mangio il mio snack, controlliamo insieme la seduta in palestra di oggi. Allora, praticamente avevo terminato 10 microcicli del mio della mia programmazione precedente e ovviamente cambiando la palestra sono cambiati alcuni esercizi, sono cambiati alcuni macchinari, quindi ho già fatto giorno A e giorno B e ho fatto delle sostituzioni di alcuni esercizi in cui ero andato in stallo. Oggi abbiamo il giorno C, quindi come sempre io mi alleno in full body rotazione in questo momento, continuerò penso fino a fine anno con questo full body. Ci sono pro e contro, diciamo. Il contro è il pump, che non è la stessa cosa perché il volume per gruppo muscolare a sessione è molto ridotto, di conseguenza il pump è molto inferiore rispetto ad esempio a un push pull legs o comunque qualsiasi altro split in cui splittiamo i diversi gruppi muscolari in diverse giornate. Quando fate full body è bello perché siete, io mi sento bene, la frequenza è alta ma il volume per gruppo muscolare è ridotto, di conseguenza in generale il pump non è il massimo. C'è anche da dire che colpendo ogni gruppo muscolare praticamente ogni giorno il pump accumulato riduce. Vedetela un po' come se invece di avere quel pump pazzesco di una seduta in cui fate 10 serie, se fate 10 serie su 3 sedute, vedete voi, il pump praticamente si riduce. Il pump a seduta è molto inferiore. Comunque, oggi iniziamo con tricipiti. Abbiamo un tricep hammer push down. Vediamo, nel caso in cui non trovo il giusto attachment, faremo qualcos'altro. Abbiamo anche un Bayesian cable curl, quindi il curl per i bicipiti ai cavi. Inizio con le braccia perché è un punto debole. Poi passiamo alla leg extension, che spero che abbiano. Poi abbiamo anche una flat bench press, sto continuando con la panca piana, provando a migliorare. Se nei prossimi 2 microcicli continua il mio stallo e non miglioro, lo sostituirò con una variante molto simile, semplicemente panca piana, questa volta con i manubri. Poi abbiamo anche il Romanian deadlift, che non vedo l'ora di fare. E poi per concludere un lat pull down e un reverse fly machine. Sono più o meno dai 2, 3, 4 serie per ogni gruppo muscolare. Questa è la seduta di oggi che andremo a fare appena mi finisco questo piattino qua. Via! Ok ragazzi, siamo appena arrivati in questa bellissima palestra a Marbella. L'avevo vista un po' su Instagram, ci stavano altri influencer che seguo io, soprattutto nel nord, tipo influencer svedesi. È una palestra che è veramente una bomba, tipo ha tutta quest'area che poi vi faccio vedere o in questo video o uno dei prossimi video, ha tutta un'area tipo all'aperto e poi c'è anche la palestra interna. Io dentro diciamo che provo ad evitarla perché non si sa mai con i contagi, col virus, queste cose qua, anche se qui sembrerebbe che non ci sia tanto. Però siamo attenti, quindi io prediligo diciamo i movimenti che posso fare qua all'esterno. Ma diciamo, vi faccio vedere, sono acchittati benissimo. A parte che ci stanno i campi di padella dietro. Poi guardate qua, tutte queste macchine per gli addominali. C'hanno tutto tipo questo cage per fare calisthenics. C'hanno la sezione diciamo crossfit enorme. E poi là tutte le macchine e i cavi. Quindi veramente una bomba. E iniziamo l'allenamento. Io ho portato il treppiedi, quindi mi becco un botto di occhiate, ma voglio veramente portarvi una buona qualità e farvi tutto diciamo un walkthrough, un voice over dell'allenamento di oggi, quindi fatemi sapere se vi piace. Alright, bentornati ad un altro voice over. Ho deciso oggi di parlarvi un attimino dei movimenti che sto facendo. Come avete visto, sto iniziando con braccia, quindi movimento dei tricipiti, e poi seguito da un movimento per i bicipiti. Perché inizio con le braccia? Semplicemente perché ci siamo misurati prima, erano un tantino sopra i 40 cm. Le mie braccia, a mio parere, nonostante di circonferenza non siano male, hanno un po' di carenza, diciamo, di
definizione, a mio parere, quindi ci voglio veramente lavorare e, come si vede spesso nella ricerca scientifica, se vogliamo priorizzare la crescita di un certo gruppo muscolare, è sensato ed è intelligente metterle prima come movimenti, come i primi movimenti dell'allenamento, per il semplice motivo che non siamo ancora affaticati e quindi progrediremo più rapidamente. Quindi questa è la mia scelta. In più, dato che sono comunque un gruppo muscolare relativamente piccolo rispetto agli altri, tipo rispetto alle gambe, la schiena, il petto, sono sicuro che anche se includo dei movimenti di isolamento all'inizio, non è che il mio affaticamento cresce esponenzialmente. Anzi, dato che si tratta di un movimento di isolamento per gruppi muscolari più piccoli, non ho problemi. Ok, quindi questo è il razionale, la ragione principale per cui ho messo braccia all'inizio. Se tu anche hai, quando io parlavo di queste cose, ti ci rivedi e pensi che le tue braccia siano un punto debole, allora puoi pensare a priorizzarle nell'allenamento e metterle all'inizio. Sono passato poi per il movimento di gambe della giornata. Ovviamente sto provando tutte queste nuove macchine, quindi il feeling non è ancora al massimo, e a me piacciono molto le plate loaded machine perché le sento come se fossero praticamente free weights, quindi come se fossero con manubri bilanciere, solamente puoi metterti un attimino più stabile, c'è meno affaticamento del sistema centrale nervoso in generale e intervengono meno muscoli stabilizzatori. Quindi ho fatto lì leg extension, mi sembra 11 rep, e nelle prossime sedute proverò a migliorare sia il feeling che la contrazione e poi ovviamente aumentare il numero di rep. Penso che mi spingerò fino a 13-14 rep prima di aumentare nuovamente il carico. Poi, passato alla panca piana, ho un pochino ridotto il carico. Praticamente ho fatto di nuovo il test dei massimali e penso che quando avevo fatto il test dei massimali 2 mesi fa l'avevo fatto in un'altra palestra, e questa è un po' la cosa negativa del muoversi tanto e del cambiare tante palestre, che magari i pesi, la ghisa, in realtà pesa diversamente. Quindi quello che io pensavo che fossero 100 kg Non erano 100 kg a mio parere. Ok ragazzi, siamo a metà allenamento e in questa mega palestra è fighissimo perché sto qua, mi sono dato 2 ore per allenarsi. So che per alcuni di voi in Italia ci sta la restrizione di tempo, però per me, lo sapete, la palestra alla fine è la mia passione ed è anche il mio lavoro, quindi più tempo ci posso trascorrere, soprattutto se sta all'aperto, e più alla fine I take advantage of it, no? E quindi sto usufruendo al massimo, sto facendo un po' di rest. La palestra in più oggi è abbastanza vuota rispetto agli altri giorni, quindi ce l'abbiamo fatta a filmare per bene. E se vi posso dare un piccolo tip, i tempi di recupero è stata vista in diverse meta-analisi di Brad Schoenfeld e anche altri, che hanno preso e messo insieme tutti gli studi sui tempi di recupero e come questi impattassero la crescita muscolare. E in realtà fare meno di 1 minuto di recupero a serie è meno efficace per la crescita muscolare rispetto a fare 2 o più minuti di rest. Ok, quindi mi raccomando, prendetevi il vostro tempo, state calmi, e se volete, se non siete ancora pronti tra una serie e l'altra, prendetevi almeno 2 minuti di recupero. Potete anche prendere 2 e mezzo 3 4, diciamo che dipende se fate soprattutto forza o per l'ipertrofia, ma la cosa importante è il volume totale e non la densità, quindi non quanto volume riuscite a fare con i tempi di recupero più bassi, ok? Quindi, tempi di recupero, almeno 2 minuti tra i multiarticolari va benissimo. Qualcuno sta a menare lì dietro. Io continuo. Quindi per finire il discorso precedente, praticamente avevo fatto il test dei massimali su panca piana, ma secondo me i 100 kg che avevo fatto in quella palestra erano più leggeri dei 100 kg che poi ho trovato nelle palestre successive. Di conseguenza ho deciso di ritestare il massimale, mi è uscito 100 kg per 3 ripetizioni, poi non so se è perché appunto il carico era più pesante o meno, e quindi ho di nuovo calcolato il mio massimale, mi sono messo un 80% perché la mia panca è piuttosto avanzata, quindi livello piuttosto avanzato, quindi tra l'80 e l'85% del massimale è quello che dovrei prediligere come carico durante gli allenamenti. Poi passato a questo Romanian deadlift, che è uno dei miei movimenti preferiti, ho reincluso nella mia programmazione. Come vedete i miei femorali sono piccoli, ma sono proprio piccoli di costituzione, tipo devo veramente migliorare,
mentre i quadricipiti almeno un pochino stanno crescendo, i femorali veramente, anche perché non ho proprio grasso su quelle gambe, sono delle gambine. Però ecco, ho incluso Romanian deadlift e ora proverò a progredire intorno alle 6, 7, 8 ripetizioni. Qui oggi ho fatto, mi sembra, 100 kg e andremo avanti e vediamo dove arriviamo. Poi, movimento per la schiena, perché come sempre questo è un full body, quindi avrete notato che sto facendo diversi gruppi muscolari. E mi sono messo sulla panca, anche qui devo un attimino migliorare il movimento, qua il carico era un pochino leggero ed è normale secondo me se voi cambiate palestra o passate dalla palestra al garage o passate dalla palestra a bodyweight a casa, che vi dovete un attimino riabituare perché magari i carichi sono diversi, la sensazione è diversa e dovete, diciamo, ritrovare il giusto carico per rientrare nei giusti rep range, ok? Quindi io le prime 2-3 sedute ovviamente saranno un pochino di test, un pochino di mi ci devo abituare con questa nuova palestra, però dato che staremo qua probabilmente intorno a un mese posso essere sicuro, sì, di fare 2-3 sedute di test, ma poi posso essere sicuro di provare a spingere la progressione. Ok raga, abbiamo appena finito l'allenamento, fatto anche amicizia con un ragazzo che vive in un camper van, è svedese e da 2 anni tipo gira Marbella, Spagna, Portogallo, fa un po' il coach online e un po' gira e vive la vita. Ed è abbastanza interessante perché uno pensa che ci sia solo un modo di lavorare, che è quello di stare in ufficio, ma boh, ormai con l'internet diciamo che ha aperto delle opportunità e quindi se tu veramente hai una passione, secondo me puoi rendere praticamente il lavoro, puoi rendere la tua passione il tuo lavoro. Non è facile. Serve un sacco di tempo, magari 1 o 2 anni, serve costanza, serve un sacco di lavoro, però è possibile. Comunque, finito l'allenamento e io voglio farvi un piccolo physique update, perché why not? Vediamo un po' come stiamo a questo punto di inizio del mini cut. Alright, ci siamo, questo è il pasto post workout, avete visto ci ho messo 25 secondi a farlo, tonno in scatola, parmigiano, salsa al pomodoro, l'ho trovata questa qua spagnola, la Solis, che è buonissima, è stata in Spagna, altrimenti in Italia mi piace molto la Mutti, non so a te quale passata ti piace di più, fammi sapere nei commenti, secondo me mi ricordavo la Mutti che era una bomba. E quindi anche in mini cut possiamo comunque farci dei pasti, direi, decenti. E non bisogna per forza di cose eliminare totalmente i carboidrati, sicuramente c'è una riduzione di calorie e che ovviamente viene anche da una riduzione di carboidrati e di grassi, ma di questo magari vi spiego alla fine di questo video. Intanto io mi godo sta bomba, che c'ho fame, sono tipo le 3:30, ormai io e Ele mangiamo come gli spagnoli perché ci alleniamo verso, anzi ci alleniamo alle 3, quindi adesso che ore sono, amore? Sono le 5, quindi sto pranzando alle 5. Vabbè, è così. Allora ragazzi, eccoci qua con la cena. È praticamente passato tutta la giornata io ed Ele tra studio per lei e programmi e clienti del coaching online per me. La giornata è volata ed è sempre così, quindi ci ritroviamo all'ultimo momento, che non ci siamo fatti la doccia, almeno io ancora non me la sono fatta, e anche per la cena dobbiamo affrettare tutto. Però meno male che in quella palestra, oltre alla palestra che è una bomba, ci sta anche una tavola calda e mi sono preso del pollo, delle cosce di pollo, e questo mi sembra che è un pezzo di petto di pollo, e poi delle verdure che io penso che abbiamo fatto o bollite o al vapore e poi le hanno messe sicuramente in padella con un po' di olio. Quindi questo è il secondo pasto, diciamo, principale della giornata.
più o meno, vi avevo detto prima che vi avrei dato un'idea di quanto sto mangiando in questo mini cut. Inizio con le calorie a 2100 calorie, quindi non, diciamo, niente di drastico, però voglio vedere come risponde il mio corpo. Diciamo che voglio sempre comunque stare in una, diciamo, ricomposizione, quindi fare un deficit ma niente di troppo aggressivo. Quindi 2100 calorie, provo a colpire ogni giorno 140 grammi di proteine, intorno ai 75-80 grammi di grassi, e poi i carbo vanno a riempire il resto delle calorie. Vi volevo far vedere una cosa che ho messo a disposizione, che ho, diciamo, aggiornato il mio sito. Quindi se andate su muscoliavita.com, non so se si vede, si vede? Ho aggiornato un pochino il mio sito, e tra le risorse gratuite, se andiamo qua, trovate il calcolatore calorie macro, calcolatore massimale, mini corso scientifico gratuito e calcolatore potenziale genetico naturale. Se voi cliccate il calcolatore calorie e macronutrienti, non so se sta prendendo adesso, sì. Praticamente ho costruito tutto un calcolatore sulla base dei vostri dati, quindi se voi volete calcolare le vostre calorie e impostare i vostri macronutrienti secondo la scienza, usando la formula di Cash-McCardle, in base, diciamo, al vostro obiettivo, quindi se volete fare un deficit, se volete fare una ricomposizione, un mantenimento oppure una fase di massa, basta che andate sul sito, inserite i vostri dati e vi dà tutto, diciamo, le calorie e i macronutrienti. Io mangio qui e noi ci sentiamo per concludere il video fra pochissimo. Alright, è la mattina seguente e io inizio con il caffè che mi ha preparato Ele, e volevo anche concludere questo video che penso sia stato abbastanza lungo e abbastanza ricco di spunti. Nei prossimi video voglio parlarvi di più sull'allenamento, su come fare una programmazione, e anche darvi qualche consiglio in più e mostrarvi dei full day of eating con la mia dieta per il mini cut. Perché sto facendo il mini cut? Ce n'è veramente bisogno? La verità è che non ce n'è veramente bisogno, ok? Io penso che se non stessi sui social, e quindi se non dovessi, diciamo, mostrare il mio fisico, io avrei spinto di più una fase di ricomposizione o di massa e l'avrei protratta per più a lungo. E se accumulo grasso è parte del processo, e a volte è inevitabile, se noi vogliamo costruire più massa muscolare da natural, che ci venga anche con quello un pochino di grasso. Però io, dato che faccio questo, diciamo che voglio sempre essere più o meno pronto fisicamente, voglio stare bene, ed è anche una cosa che, mentre negli ultimi 2 anni mi sono spinto a fare dei bulk un po' più pesanti, in cui piano piano mi iniziavo a vedere sempre peggio, perché quando andiamo in massa praticamente il tasso di crescita muscolare rispetto a l'aumento di grasso che uno nota fa sì che molto spesso, per la maggior parte di noi, non vediamo subito dei cambiamenti sul nostro fisico in massa, capito? Li riveliamo solo dopo, quando torniamo in definizione. E io volevo evitare di fare questo, e per questo mi voglio mantenere, diciamo, relativamente lean, sia per sentirmi bene che per vedermi bene, che per vedere queste piccole progressioni. Quindi questo è per quanto riguarda la dieta. E io, la cosa importante che sappiamo è che per aumentare la massa muscolare dobbiamo aumentare lo stimolo di tensione meccanica sulle fibre muscolari, ok? Quindi io in primis, non importa tanto troppo quello che faccio con la dieta, ok? Importa, perché deve essere allineata col mio obiettivo, ma in testa io so che se io mi alleno bene, mi alleno forte, posso costruire nuovo tessuto muscolare, sia se sto in deficit, che se sto a mantenimento, che se sto in surplus calorico, magari più lentamente sto in deficit, ok, non in maniera ottimizzata, ma se io mi concentro sull'allenamento e sulla progressione sui multiarticolari, io so che cresco. Quindi questo è un attimino per darvi un'idea del motivo, della mia motivazione. Detto questo, fammi sapere nei commenti se ci sono degli argomenti che vuoi che tratto nei prossimi video, e così che mi dai qualche spunto. E niente, se vuoi fatti un giro anche sul mio sito muscoliavita.com per, appunto, vedere quel calcolatore, e se ti serve un programma personalizzato, se passi dalla palestra, se chiudono la palestra e vuoi passare a casa, qualsiasi cosa, trovi tutto sul mio sito. Io ti ringrazio di cuore della visualizzazione, veramente ti apprezzo tantissimo se sei arrivato fino a qua, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!